E schermo ragazzi da Omega e ben ritrovati qui su HMC Magic Masters per la settima parte delle combo a sole due carte di Magic the Gathering. Oggi ho deciso di impostare il video diversamente rispetto agli scorsi, quindi abbiamo bisogno di feedback. Naturalmente scrivete qui sotto un bel commento per darci qualche consiglio, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e arriviamo ad almeno 120 like per una prossima parte. Numero 10. Rosy Cotton di Via Sud, più quercia zampettante. Abbiamo già affiancato la quercia in video passati ad Ivy Lane Denizen, aggiorniamo la cosa facendo scoiattolo infiniti anche con la bella Rosy. La quercia crea una pedina scoiattolo ogni qualvolta riceve un segnalino +1/+1. Rosy, appena entra in campo, crea una pedina cibo e ci permette, ogni qualvolta creiamo una pedina in qualche modo, di mettere un segnalino +1/+1 su una creatura diversa da lei. Mettiamo quindi il segnalino appena creato per il cibo sulla quercia per creare uno scoiattolo che ci permetterà di mettere un altro segnalino sulla quercia e così via. Numero 9. Mirkul, signore delle ossa, più druido devoto. Possiamo tappare il druido devoto per prendere mana verde. Questa creatura poi ci permette di stapparla mettendole un segnalino -1/-1, di modo ovviamente da poterla ritappare e aggiungere nuovamente del mana. Per poi però purtroppo vederlo finire al cimitero essendo solamente 1/0/2. E qui entra in gioco l'abilità di Mirkul. Questa creatura leggendaria ci permette, quando un nostro permanente non pedina finisce al cimitero, di esiliare la carta e creare una pedina che è una copia di quel permanente, con l'unica differenza che sarà un incantesimo e perderà ogni altro tipo. Esiliamo quindi alla morte il druido e creiamo un incantesimo in grado di essere tappato per attingere mana verde. Possiamo ovviamente farlo subito, gli incantesimi non soffrono di debolezza d'evocazione e soprattutto non muoiono per i segnalini -1/-1. Ecco che abbiamo appena ottenuto mana verde infinito grazie a dei segnalini -1/-1 messi su un incantesimo. Numero 8. Sheoldred, l'apocalisse, più Grizzlebrand. Sheoldred è una carta che abbiamo ormai citato e stracitato in questi tipi di video, ma mai abbiamo pensato di abbinarla a un'altra delle creature nere più forti di sempre. Il noto demone leggendario ci permette, pagando 7 punti vita, di pescare 7 carte. Con Sheoldred in campo però guadagneremo 2 vite per ogni carta pescata, una volta risolta l'abilità di Grizzlebrand, andando a recuperare tutto ed ottenendo effettivamente 7 carte in mano e 7 vite in più rispetto a prima di aver attivato l'abilità del demone. E se vi dicessi inoltre che a questo punto possiamo ripetere la cosa? Mi raccomando, occhio a non finire le carte del mazzo, o perché no, fatelo e abbinate questa combo ad altre carte. Per concludere questa posizione vi dico che la stessa identica cosa può essere ottenuta con Grizzlebrand più emblema di Dovriel su Arena. Numero 7. Tutto diverrà uno più Obnixilis, capo prigioniero. Anche della All Will Be One abbiamo già parlato nel precedente video, ma le carte continuano a uscire. E oggi possiamo permetterci di abbinarla anche a questo nuovo Obnixilis. Quando un avversario perde esattamente una vita, gli mettiamo un segnalino +1/+1 e possiamo giocare la prima carta del Grimorio fino a fine turno, esiliandola. L'incantesimo firexiano di rimando dice che ogni volta che mettiamo un segnalino su un permanente o giocatore facciamo altrettanti danni ad un bersaglio. Facciamo quindi in qualche modo un danno ad un avversario per innescare un circolo senza fine di segnalini, danni e carte giocabili, fino ovviamente a vincere la partita in tutta tranquillità. Numero 6. Drana e Linvala, più piano della vita. Paola e Chiara hanno tutte le abilità attivate delle creature dei nostri avversari, ma soprattutto dicono che i nostri avversari non possono attivare le abilità attivate delle creature. Cosa succede quindi se trasformiamo tutte le terre in creature tramite l'incantamondo Living Plane? Semplice, che i nostri avversari non potranno più tappare le loro terre / creature per prendere mana. Numero 5. Trivellamente più mago della Gilda di Mantoscuro. L'artefatto a costo 2 fa sì che, ogni qualvolta un avversario perda vite, macini altrettante carte. Dusk Mantle Guild Mage ci permette, pagando 3, di far perdere vite agli avversari nel turno corrente quando una carta finisce al cimitero. Come prevedibile, triggerare una delle abilità farà inevitabilmente innescare anche l'altra. Vediamo quindi di mandare in un qualsiasi modo una carta al cimitero, rimuovendo qualcosa, scartando o andando in discard o, se abbiamo abbastanza mana, attivando direttamente l'abilità secondaria del mago, per chiudere in scioltezza e salutare con un bel GG il nostro avversario. Numero 4. Divoratore di Phyrexia più Jarad, signore dei Lich Golgari. Fate molta attenzione perché questa combo va spiegata bene e conoscere alla perfezione il concetto di pila ci porterà alla vittoria. Step 1. Avere entrambe le creature in campo. Il divoratore ci obbliga a sacrificarlo quando la sua forza è 7 o superiore, e questo per noi è un bene.
Ci permette anche, però, per farlo diventare più grosso, di esiliare la prima carta del nostro mazzo e di mettergli segnalini +1/+1 pari al valore di mana della carta esiliata. Facciamo finta quindi di aver esiliato una carta a costo 3 e la sua forza diventa 4. Esiliamo la prima carta di nuovo e abbiamo, ad esempio, un costo 2 e la sua forza diventa 6. Attiviamo ancora una volta l'abilità e purtroppo giriamo Emrakul, mettiamo quindi 15 segnalini sul divoratore e la sua forza diventa 21. A questo punto entra in pila l'abilità del sacrificio, avendo superato il fatidico 7 di forza. Lo sacrifichiamo? Certo, ma anche no. Nel senso che, con l'abilità di sacrificio in pila, noi non facciamo risolvere, manteniamo la priorità e esiliamo a velocità istantaneo altre carte dal nostro mazzo. Quante? Abbastanza da rendere il divoratore più grosso rispetto alle vite avversarie. Ripetiamo quindi la cosa a nostro piacimento, continuando a ritardare il sacrificio del divoratore, per poi effettivamente sacrificarlo, ma non tramite la sua abilità ancora in pila, bensì tramite l'abilità attivata di Jarad, che ci permette, pagando 3, di sacrificare un'altra creatura e far perdere ai nostri avversari punti vita pari alla forza della creatura sacrificata. Complicato, rischioso, tecnico, insomma, quella che io chiamo una chiusura con stile. Numero 3. Cangiante ameboide più signore supremo dei tramutanti. Ok, lo so, prima ci siamo andati giù proprio pesante, è tempo di qualcosa di semplice ma altrettanto efficace. Cangiante ameboide, ormai sapete tutti quanto amo questa carta, vero? Ci permette, tappandolo, di far ottenere o perdere tutti i tipi di creatura a una creatura bersaglio. Carta di punta e insostituibile nel mio tramutanti combo. Può appunto essere usata per far diventare anche tramutante una qualsiasi creatura, permettendomi di rubarla grazie alla seconda abilità del mio stupendo comandante. Oh, ma forse le creature dei vostri avversari non vi interessano? Nessun problema, ricordate che tutti i tipi di creatura include anche Genio e Ifrit, rendendo così qualsiasi bestia non indistruttibile in campo vulnerabile all'abilità di King Suleiman. Numero 2. Testuggine fiorita più alture di graffio di lava. Tra tutto ciò che è in grado di fare, la tartarugona di Eldraine riduce di 1 il costo delle abilità attivate delle nostre terre. Animiamo quindi la Lava Claw, tra l'altro pagando solamente 2 il costo della trasformazione, ma non è questo l'importante. Questa terra, una volta diventata creatura, ci permette di pagare X per darle più X alla forza fino a fine turno. Ottima cosa, ma grazie alla tartaruga le abilità attivate delle terre ci costano 1 in meno. Dichiariamo quindi di voler attivare questa abilità con una X uguale a 1. Grazie alla riduzione di costo data dalla testuggine non dovremo pagare nulla per dare +1/+0 alla nostra terra. Attiviamo quindi questa abilità dichiarando sempre una X pari a 1 per quante volte vogliamo e rendiamo gigantesca la nostra Lava Claw. A questo punto potremmo semplicemente dichiarare combat su un avversario scoperto, ma basterà un semplice bloccante per evitare la marea di danni provocati dal nostro attacco. Vi ricordo quindi che questa combo sì, è a 2 carte, ma esistono altre carte a bassissimo costo come Fling o l'avventura di Kallow's Self Sword pronte a risolvere la partita. Numero 1. Ippopotamo pigmeo più prezzo della gloria. Ci tenevo a chiudere questa top combo molto particolare con un grande ma non conosciutissimo classico, nonché con una delle mie combo preferite in tutto il gioco di Magic the Gathering. Può un ippopotamo distruggere tutte le terre dei nostri avversari? Certo che sì, se siamo bravi. L'incantesimo Price of Glory è una carta devastante. Se un giocatore dovesse tappare una terra durante il turno di un avversario, sarà poi obbligato a sacrificare quella terra. Giocatela e preparate il campo alla furia della nostra star, l'ippopotamo pigmeo. Quando l'ippopotamo attacca e non viene bloccato, possiamo scegliere di non fargli infliggere danno. Nel caso optassimo per questa soluzione, è vero, perderemmo 2 pigne, ma il giocatore in difesa sarà costretto a tappare tutte le terre che controlla e perdere tutto il mana non usato. Ehi, aspetta, l'ippopotamo ti ha fatto tappare tutte le terre, ma non avevo in campo Price of Glory? Addio, terre avversarie. Come ci si sente ad aver perso mezza partita a rampare per poi essere brutalmente abusati da un ippopotamo? E mica finisce qui, sapete? La furia selvaggia di questo mammifero acquatico non è ancora del tutto sazia. L'ultima parte dell'abilità della nobile creatura, alla nostra prossima fase principale, ci farà aggiungere alla nostra riserva di mana tanto mana incolore quanto è stato quello tolto dalla riserva del nostro povero avversario tramite questa abilità. È o non è fantastico? Anche oggi abbiamo finito, io spero di esservi stato utile e di avervi fatto conoscere qualche combo che magari vi era ignota, nel caso scrivetecelo qui sotto con un bel commento,
e suggeriteci qualche altra combo per i prossimi video. Mi raccomando, lasciate qui sotto un bel like, arriviamo ad almeno 120 per una prossima parte. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e soprattutto seguiteci sui social per rimanere sempre aggiornati su quello che facciamo. E detto questo, non mi resta che salutarci. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima!